Con pronta intelligenza, Raffaella Columberca ha saputo però guardare anche a nord delle Alpi, dove operavano maestri come Édouard Chapallat. E certo, la sua pulizia formale, la sua esaltazione del volume attraverso una colorazione densa, monocromatica, non hanno lasciato indifferente Raffaella Columberca, come si può vedere dal confronto fra una ciotola di Raffaella Columberg e un vaso di Chapallat. Qui un esempio che mostra il gusto pittorico dell'artista e una sola immagine, quella del murale con l'onda ispirata alla celeberrima onda di Hokusai, per almeno accennare alla parte del suo lavoro in applicazione all'architettura. Non si è trattato di sporadici episodi, ma del risultato di una reale unione di intenti, che possiamo anche leggere come un felice momento di unione delle arti, che proprio nella ospitale casa e nell'atelier di Raffaella Columberg, dove convenivano familiarmente artisti, architetti e altri intellettuali del Ticino e non solo, proprio lì a Biasca fa identificare un luogo d'arte di determinante importanza per la modernità in Ticino. Un dibattito tra i più urgenti e appassionati, sorto negli anni 60 e continuato almeno ancora nel decennio successivo, ha riguardato la questione dell'arte sacra. Mi spiace di non aver saputo portare qualche esempio di suppellettile sacra, calici segnatamente, che Raffaella Columberg ha realizzato per il convento cappuccino del Bigorio, che in quegli anni si dotò di una cappella progettata dai giovani Tita Carloni e Mario Botta. Tento di supplire con questa piccola brocca, che nella sua semplicità mi pare richiami il senso frugale e grato di una mensa francescana. Il radioso San Francesco che predica gli uccelli conferma che il tema sacro apparteneva a quest'artista. E tutto ci dice che le apparteneva nell'accezione pauperistica di riscoperta dell'originarietà del messaggio cristiano, che fu nelle preoccupazioni e di conseguenza negli effetti riformistici del Concilio Vaticano II, che si tenne, lo ricordo, dal 1962 al 1965. Probabilmente è in questo ordine di idee che si può inquadrare l'adozione della ceramica da parte di uno scultore tradizionale come Titta Ratti per opere di argomento religioso, come vediamo in questo piccolo rilievo dell'Ultima Cena e nel crocefisso a grandezza naturale, una maiolica composta da 7 pezzi, verosimilmente cotti singolarmente nel forno di Raffaella Columberg, quasi conterranea di Ratti. Fra i due si sa che esisteva una bella frequentazione. Anche lo scultore Pierino Selmoni, che pure era stato coinvolto nel rinnovamento artistico del convento del Bigorio alla metà degli anni 60 e che pure frequentava Casa Columberca Biasca e al quale, tra parentesi, proprio il Museo Vela ha dedicato una importante antologica nel 2012, anche Pierino Selmoni ha lavorato non poco con la ceramica, adottandola tra l'altro in questa sorprendente serie realizzata in una fornace storica della regione, e ringrazio Paolo Selmoni, figlio dello scultore, per l'informazione. La fornace Mantegazzi a Riva San Vitale. In questa serie, che rivisita l'iconografia chiaramente sacra della madre e del figlio, e di cui vi ho presentato solo 3 esempi, lo scultore si mostra interessato alla possibilità del colore che la ceramica consente, riproponendo quindi quella che era stata una caratteristica andata per lo più perduta della scultura antica. Se guardiamo alla fortuna della ceramica oggi come mezzo espressivo, ne constatiamo la sua grande popolarità,
In questa immagine un valido esempio di pertinenza dell'art brut. In campo professionale, l'evoluzione della ricerca si è spinta fino al vasto campo del concettuale in modo estremo, come vediamo in Felix Huch, dove la manualità viene per così dire sorpassata dalla progettualità a favore di procedimenti meccanico-tecnologici, oppure restando dentro i processi materici, come fa con grande perizia Michela Torricelli, puntando però su un immaginario creativo che esplora possibilità oltre lo specifico ceramico. Una tendenza che si era già evidenziata in Luisa Figini, artista multimediale, che in opere come questa Porta di Vento esaltava la capacità evocativa del materiale in un lavoro prettamente scultoreo. Affascinata dalla cultura e dall'estetica orientale, in particolare giapponese, Anna Vannotti ne trae con i suoi raffinati lavori lo stimolo alla ricerca della bellezza insita nell'essenzialità, insita nel caso e nell'unicità del gesto e del momento. Obiettivo che Anna Vannotti persegue con i suoi lavori mantenuti al di fuori da qualsiasi intenzione e sovrapposizione posticcia. In primo piano, come si deduce dalle immagini, è il rapporto con la natura, è l'emozione del confronto con l'espressività, oserei dire spontanea, della materia, davanti alla quale l'artefice si inchina e sembra ritirarsi. Naturalmente in primo piano è anche il tema inesauribile del recipiente, il tema per antonomasia di tutta l'arte ceramica, che Anna Vannotti anche non svuota del tutto del suo senso primario, ossia della sua funzione d'uso. Dopo 50 anni di lavoro, Elisabeth Hugentobler si è ritirata dall'attività, che fortunatamente verrà documentata e preservata con un significativo nucleo di opere presso il Museo Nazionale Svizzero a Zurigo. Il suo apporto, l'apporto di Elisabeth Hugentobler, va riconosciuto nella continuazione virtuosistica del filone puro della ricerca ceramica. L'artista ricava ardite variazioni di piani in strutture tornite di grande compattezza, combinandole con una preziosità e una varietà cromatica stupefacente, frutto della sua alta scienza degli smalti. Marco Mumenthaler, partito da un apprendistato artigianale, cui aggiunge l'esperienza formativa in Germania, è autore di una ricerca in cui il rigore esecutivo si fonda su di un inesauribile studio tecnico-scientifico. Attraverso un approccio pratico matura una conoscenza di tipo universalistico che per certi versi fa rivivere in lui la completezza dell'uomo rinascimentale. Fondamentale nelle sue opere è il concetto di costruzione dell'oggetto e l'invenzione tecnica, oltre alla perfezione esecutiva che arriva a sfiorare il design. Come potete vedere dalle immagini, in particolare da questa teiera. Spinto da una sua interiore esigenza di approfondire sempre meglio i processi ceramici, Marco Mumenthaler svolge da anni indagini geologiche che hanno aperto un'affascinante fase del suo lavoro, quella dedicata alla reinvenzione degli smalti dell'antica tradizione orientale, la cui alchimia, con una prova direi straordinaria, riesce a ricreare
servendosi di polveri e minerali trovati nel territorio, addentrandosi anche nei cantieri di scavo delle grandi opere stradali e ferroviarie che hanno interessato in questi anni il Ticino. È bello sentire il suo entusiasmo quando racconta come è riuscito a ritrovare la formula dello smalto Celadon, che abbiamo visto nel vaso in un'immagine precedente, di quello del pelo di lepre, della macchia d'olio, delle foglie d'autunno e di altri smalti dai nomi poetici di origine orientale. Rimanendo entro la specificità del mezzo, dalle cui componenti trae non solo valori materici e formali, ma anche significati simbolico-filosofici, Petra Weiss ha portato la ceramica a indiscutibili valori scultorei, valori che, come si vede bene da questa fotografia, che ritrae una giovane Petra Weiss alle prese con un'imponente massa plastica, di ispirazione naturalistica, erano già chiari fin da subito. Senza mai trascurare l'esercizio sul vaso, e voi mi insegnate che questa monumentalità e essenzialità non avrebbe potuto darsi senza l'esempio dell'arte ceramica orientale, Petra Weiss ha con molta determinazione dato forma ad un suo mondo poetico fatto scaturire da un serrato e intimo dialogo con la materia ceramica, con la terra in primo luogo, finalizzato ad un raccordo con la natura intesa nella totalità della sfera cosmica. L'innalzarsi della stele a raccordare terra e cielo, l'ampio gesto di accoglienza della meteora, variante del classico tema ceramico della ciotola, e così via, fino a riconoscere quelle che l'artista ama chiamare dorsali della mia ricerca e che in un'opera come Il passo della luna viene particolarmente dichiarata. Un punto di particolare interesse e importanza e di crescente centralità nella ricerca di Petra Weiss è il raccordo che l'artista ha stabilito con il territorio, segnatamente con l'inclusione nel proprio lavoro dell'argilla di Riva San Vitale, che per secolare tradizione viene impiegata nelle fornaci locali per ricavarne laterizi per l'edilizia. Concludere quindi con un'immagine dei suoi lavori con la terracotta di Riva San Vitale, con questa sorta di installazione densa di una luce di speranza, mi pare dia una risposta non trascurabile all'interrogativo sulla continuità tra la storia e il presente, tra la tradizione e la modernità. Grazie dell'attenzione.